passiamo la parola a Nicoletta Innocenti, presidente dell'Associazione Culturale Opera di Valdoggia, che ci parlerà del valore sociale e culturale degli alberi per la comunità, con l'esempio della Quercia del Checchi a Pienza, che è il primo monumento verde in Italia. Buonasera. Purtroppo è proprio questa la storia delle chiese, la quercia delle chiese, la storia
Il giorno dopo, oltre 40-50 persone erano sgomenti a vedere quanto era accaduto, e da lì si comincia parte con il processo di chiarimento, approfondimento, verifica. Tutti pensavano che fosse una pianta protetta, un'idea un po' così approssimativa del concetto di protezione. Sapevamo che era stata inserita nell'elenco del 77 delle piante monumentali d'Italia da parte del Corpo Forestale dello Stato, ma null'altro. Ovviamente scopriamo che la pianta è privata, l'albero è privato, e il comune da subito mostra un totale disinteresse, coinvolto nel problema, dichiara che è un problema mio, privato, e quindi a quel punto cerchiamo di nuovo di coinvolgere il comune, ma soprattutto di attivare un meccanismo di verifica da parte di tecnici su tutti i rischi che l'albero aveva già subito, ma quelli che poteva continuare a subire. E parte una relazione interessante, abbiamo sviluppato una relazione interessante da parte dell'agronomo Daniele Zanzi, il quale attesta subito il grossissimo rischio di autoputatura dell'albero che abbiamo sentito oggi, no? Le orologie che sono quelle, ovviamente perduto il suo equilibrio statico, lei produrrà un'autoputatura. Allora, a quel punto noi capiamo che la situazione è veramente seria, il comune fortunatamente
parte interessante, pensate che la quercia delle chiette, qui vedete una parte, già qui era stata terminata molto del crollo, una parte del danno, pensate che la quercia delle chiette è la permanenza di una foresta di querce secolari. Siamo vicino all'alto del fiume Orcia, un fiume che in Ecuador Mare è navigabile e quindi evidentemente con l'estensione è maggiore rispetto a quella attuale, e quel fondo valle di quel parco, quell'alveo aveva decine, centinaia di querce di queste dimensioni, che sono poi state, questo posto di querce secolare è stato disboscato tra fine 800 e inizio 900 in occasione della realizzazione della ferrovia Firenze-Roma, perché la pezzina ovviamente di querce era particolarmente resistente. Ne rimangono tre di querce e il periodo fascista, quella è stata un'area di bonifica, quindi viene realizzata questa strada di fondovalle e nel dopoguerra si appresta a tagliare queste ultime tre quando passa un mattino del 48-49 un grande illuminato, un liberale illuminato, una figura molto particolare nella storia della nostra grada, delle nostre terre, che dice no, non è possibile, non appartengono a lui, sono un altro proprietario, ma si rivolge direttamente al prefetto di allora, che fa inserimento una sorta di primo decreto, nel senso che blocca l'ultima che non era ancora stata. Andiamo avanti, che cosa accade? Accade che appunto la relazione Zanzi, vi dicevo, questa importante relazione che fu peraltro commissionata dal comune, dice intervenire immediatamente con sostegno di altre branche, perché altrimenti la pianta cederà di nuovo un'altra branca per necessità di sopravvivere, perché altrimenti fletterebbe e perderebbe il proprio equilibrio statico. Il comune non interviene. Interviene, come dicevo, questo decreto di tutela da parte del MIBAT, siamo nel giugno del 2017, a fine giugno del 2017, in luglio devo dire di più ancora a gioire di questa cosa, noi passiamo a chiedere alla sovrintendenza, che è appunto ha una competenza, l'istituzione di un comitato tecnico scientifico che noi da anni chiedevamo, perché purtroppo non veniva istituito. Il 2 di agosto crolla la seconda branca. Crolla rovinosamente la seconda branca, considerate che quello che noi vediamo oggi, che comunque vabbè, queste sono le manifestazioni di amore, come vedete, noi lasciamo delle informazioni di logo per far comprendere la necessità di cura e di attenzione nei confronti di quest'albero, e la risposta sono decine, centinaia di affetto. Questi sono i nostri volontari che intervengono con piccole cose, perché il nostro gruppo, la nostra associazione che ora si è formalmente costituita e che raccoglie tutte le altre associazioni all'interno, si chiama Opera Val Dolcia, in toscano Opera era quell'attività che si svolgeva in mutuo soccorso in campagna quando la famiglia aveva bisogno e intervenivano i vicini, e questa è la ragione del nostro nome. E quindi noi da 5 anni ci occupiamo logisticamente, senza ovviamente facendo tutto in autofinanziamento con crowdfunding e quant'altro, nella manutenzione dell'area. Quindi noi ci occupiamo di tagliare l'erba, di produrre la cacciamatura, e abbiamo fatto questa piccola recinzione che è soltanto finalizzata in Italia, perché purtroppo sotto ci andavano i camion e i trattori, perché era ovviamente un luogo, e quindi questo costituiva ovviamente una saturazione del terreno, quindi tutta una serie di opere. Ma la storia non finisce qui, perché dopo questo secondo crollo, di cui ovviamente il comune poi giuridicamente è stata dimostrata una responsabilità, il comune denuncia i volontari. Follia. Allora, quando arriva il secondo crollo, il comune denuncia i volontari, denuncia che è stata ovviamente prontamente archiviata, ma il comune denuncia i volontari per aver agito per 3 anni e mezzo in tutela, in salvaguardia, perché le opere materiali erano nulla rispetto a tutto quello che si era fatto, coinvolgendo tecnici, relazioni tecniche e quant'altro, oltre che tutto il lavoro
senso che appunto attualmente, tanto per darvi la cronaca, il sindaco è stato condannato per non aver tutelato la pianta come dal decreto e come soprattutto da consapevolezza che lui aveva fino a gennaio del 2015 del rischio che si sarebbe posto. Peraltro gli interventi avvengono un mese dopo il crollo e avvengono sbagliati, perché mentre tutti i tecnici avevano consigliato sostegni mobili, tutta una serie di scelte tecniche molto adeguate, il comune ha messo due pali di ferro, quindi anche lì sbagliato, e ancora oggi non c'è un comitato tecnico scientifico che noi a questo punto reclameremo con una grossa manifestazione che verrà organizzata nel mese di ottobre, a fine mese di ottobre in modo definitivo. Però insomma da lì poi partono tanti progetti, questo è il progetto di Vaglio Diffuso, ormai da 3 anni portiamo i bambini a raccogliere le piante della Croce Fredette, l'anno scorso le avevamo consegnato a 1900 bambini della nostra valle, i quali poi a scuola sviluppano tutta una serie di attività, ovviamente questo è un percorso fatto per le lezioni didattiche, e nella piantumazione, quindi con questo si insegnano gli aspetti dell'attesa, della pazienza, coinvolgiamo i nonni nel racconto delle storie degli alberi, quindi devo dire che è un progetto molto bello. E adesso ne è arrivato un altro, perché poi meccanismi virtuosi, bellezza porta bellezza e armonia porta armonia, che alcuni sindaci della valle ci hanno chiesto se volevamo utilizzare alcuni spazi da destinare a boschetti per le figlie e la quercia delle tette, quindi questo progetto sta andando avanti. La quercia delle tette sembra stare bene, dico sembra, perché le piante quando manifestano, gli alberi quando manifestano un disagio spesso è tardi, però come vedete tanto amore le scuole, ovviamente facciamo anche attività didattica con le scuole, sono rimaste queste memorie delle branche purtroppo crollate, ma anche qui c'è da valutare tante cose, queste possono essere capite da agenti patogeni che possono creare problemi, insomma noi vogliamo un comitato tecnico scientifico, su questo non abbiamo dubbi, vogliamo che il comune, adesso c'è un nuovo sindaco e speriamo che ci sia più sensibilità in questo senso, immagini anche di fissare e determinare il rapporto con le associazioni, con un protocollo di intesa dove sia chiaro chi fa cosa, perché noi non vogliamo invadere le campi che non ci competono. L'anno scorso, e questa è stata l'occasione, il convegno che è stato organizzato a Santa Maria della Scala, perché in occasione poi di tutto questo percorso di quasi 4 anni, 5 anni, è nato un bellissimo rapporto con l'Università di Siena, col Dipartimento Studi Giuridici e Studi Ambientali, professor Montini, con il quale abbiamo poi organizzato il convegno per l'anno della Comunità 2020. È nata l'idea in quell'occasione della Carta di Siena, sulla quale stiamo ancora lavorando, anche se è quasi passato 8 mesi, ma tutte cose sono, procedimenti sono lunghi, e la Carta di Siena parte dal principio che gli alberi sono esseri senzienti e come tali hanno diritti, e come tali hanno diritti che vanno oltre il fatto di essere una volontà. C'è da sviscerare molti e moltissime ancora questioni, con questo chiudo, per dire che purtroppo quello del riconoscimento istituzionale è un percorso. I percorsi sono tanti, con il riconoscimento istituzionale si può anche avere il rischio di musealizzazione di un albero, e di istituzionalizzazione.